Presidente, grazie per la disponibilità di questa mattina. Oggi è un giorno particolare. In tutta Italia Confesercenti ha creato una mobilitazione che in questo momento, in questi minuti, sta rilanciando due temi fondamentali per l'impresa. Un momento difficilissimo. Con chiarezza stiamo chiedendo a tutta la filiera istituzionale di accompagnarci verso un percorso di nuovo sistema di ristori, di indennizzi, perché le imprese, in particolar modo le piccole e medie imprese di questo paese, hanno sofferto tantissimo, quindi c'è bisogno di interventi specifici su queste imprese. Dall'altro, la seconda grande richiesta riguarda le aperture, riguarda un modo nuovo che accompagni le imprese verso l'uscita di questa pandemia. Non è un caso che il titolo di questa giornata di mobilitazione sia proprio "Portiamo le imprese fuori dalla pandemia". In questo momento stiamo consegnando questo documento, sono poche richieste molto chiare, a alcuni sindaci, ai prefetti, in particolar modo ai presidenti di regione. Vorrei ringraziarti per la disponibilità di questa mattina, ma soprattutto partirà una petizione online con queste richieste che sta già coinvolgendo tutta l'Italia e invieremo oggi stesso due documenti importantissimi. Le stesse richieste arriveranno a tutti i parlamentari della Repubblica, a tutto il governo e questa sera scriveremo al principale garante della vita democratica di questo paese, cioè al Presidente della Repubblica, chiedendo di sostenere tutti insieme proprio questo processo che porti tutti noi fuori dalla pandemia. Quindi ti consegniamo queste richieste, il nostro è di voler coinvolgere anche la Regione in questo percorso perché tutti insieme vogliamo provare a portare le imprese e tutti noi fuori da questo momento difficilissimo per il Paese. Io ringrazio Nico Bronchi perché con questo modo di fare, ovvero proposte, concretezza, efficacia nelle indicazioni, dà anche alle istituzioni la possibilità di intervenire per essere in questo momento vicino e concretamente a supporto di quello che è la situazione così incredibile ma così difficile che si trovano a vivere soprattutto coloro che da questo sistema che ha determinato nella nostra comunità la pandemia sono più penalizzati. Quindi gli operatori del mondo del commercio, dai bar ai ristoranti agli operatori di un commercio che in Toscana trova quello che è un fondamentale tassello del sistema economico e sociale, ma che si trova a dover vivere così drammaticamente i giorni delle chiusure, di interventi interdittivi della mobilità. Ecco perché questo metodo, a mio giudizio, è quello corretto. Proposte, iniziative, la Toscana proprio in questi giorni sta varando il suo contesto di aiuti che porta 25 milioni dopo che 20 milioni erano stati oggetto di un intervento alla fine del mese di dicembre, assecondando poi quello che è il rapporto con le istituzioni nazionali perché i ristori, il decreto rilancio possano dare sempre più risposte efficaci e concrete da chi è stato tagliato fuori. E poi l'impegno per la vaccinazione che sta portando in questo momento a 800.000 dosi somministrate in una regione di 3 milioni e 700.000 abitanti, che possa ergere sempre più un muro nei confronti di un contagio che è l'elemento che dobbiamo in questo momento porre come primo obiettivo della nostra azione.